Prolungamento della tranvia fino a Vertova, costituito il comitato nei primi giorni, già 1400 gli aderenti. Attivo da oggi anche il sito www.tramalbinovertova.org Cruzione domenica di corsa o a passeggio per i missionari con la Grande giornata di sport ieri con la 6 comuni Presolana Trail tagliano per primi il traguardo, Clemente Beninghieri e Graziana Pè. Buonasera e ben ritrovati con il telegiornale di Antena 2. Questa mattina a Clusone, nella zona dell'ex Eliporto, è iniziata l'esercitazione congiunta di soccorso alpino e di soccorso Eareu. 15 in tutte le persone coinvolte tra medici, infermieri e tecnici del soccorso alpino. 5 le province interessate: Bergamo, Brescia, Milano, Sondrio e Como. Questa mattina è stato impiegato l'elicottero del 118 di Sondrio, nelle ore successive anche i velivoli delle province vicine. L'elicottero ha effettuato più rotazioni caricando a bordo e facendo scendere il personale con il verricello. L'attività è propedeutica al conseguimento e mantenimento del brevetto che consente di operare con come soccorritori sull'elicottero. Questa mattina a Bergamo è stato costituito davanti al notaio il Comitato Prolungamento Tram Albino Vertova. È stato costituito proprio oggi il Comitato Prolungamento Tram Albino Vertova. Iniziamo anzitutto da chi c'è dietro questo comitato, chi sono i fondatori. I fondatori sono eh, 34, c'è tutto il mondo della società civile, quindi i rappresentanti delle associazioni, eh, in particolare da Legambiente al sindacato pensionati CGLSP, al Lancia Associazione Costruttori che già aveva anche in passato dato il proprio consenso, le associazioni imprenditoriali Confindustria, Confartigianato, Ascom e altre ancora, ma c'è anche Promo eh, c'è anche poi la scuola, l'ISIS di Valceriana di Gazzaniga e il mondo imprenditoriale. Abbiamo i più grossi nomi dell'imprenditoria eh, della Valseriana, eh, ne cito solo alcuni: Pierino Persico, Acerbis, Angelo Radici, Scainelli della Scame, eh, La Comelite, eh, Albini e eh, altri ancora. È un nome eccellente che si è aggiunto proprio in questi giorni, anche se non risiede più in Valseriana, ma è di Clusione, abita a Bergamo ed è Antonio Percassi, presidente dell'Atalanta. E tra i nomi ecco, cito c'è anche il presidente della Vinolef, eh, Androletti Gianfranco, diciamo, cito per. Così dire per par condicio. Eh, chi c'è invece nel consiglio direttivo? Il consiglio direttivo è composto da cinque membri, un presidente, il presidente è stato nominato il sottoscritto, poi c'è Guido Frattoa, presidente di Promoserio, eh, Paolo Fiorani, presidente del neocostituito Rotary Club, città di Clusione, eh, c'è poi Renato Morgandi, presidente della Tenacta Imetec, una delle più grosse multinazionali, anche lui non è della Valseriana, non abita meglio in Valseriana, ma è nativo di Gavazzo, eh, Valbondione. e poi c'è Stefano Testa, presidente della Fondazione Cardinal Guzmini di Vertova, Onlus, che conta più di 300 collaboratori. Abbiamo parlato dei soci fondatori, ma tutti possono diventare soci di questo comitato. Assolutamente sì, eh, poi, la richiesta di adesione può essere fatta con modalità online o a, eh, con modalità cartacea. C'è da dire che già oggi il consiglio direttivo che si è riunito ha ammesso eh, le richieste di ammissione per oltre 1300 eh, persone. Quindi, tra loro e i, oggi i cosiddetti soci eh, fondatori, tra fondatori eh, e eh, ordinari, sono eh, circa 1400 promotori del comitato. Quali saranno le prime azioni che il Comitato porterà avanti? Il Comitato tra l'altro ha già avuto la convocazione proprio immediata con tempestività da parte del Presidente della TEB per lunedì prossimo lunedì 17 alle ore 18.30 presso la sede della TEB ci sarà un primo incontro con la quale si inizierà diciamo, a dialogare e valutare quali possono essere le, le, i percorsi da intraprendere insieme c'è da dire che a breve ci sarà un incontro anche col Rettore dell'Università Remo Morzenti Pellegrini che anche lui è di Clusone, eh, il quale, col quale ho già avuto un contatto e ha dato la massima disponibilità dall'università a sostenere non solo il progetto, ma a rendersi disponibili a lavorare insieme, ovviamente per valutare con gli strumenti che lo studio, l'università, la docenza ha, per valutare quali possono essere le criticità e quali sono, possono essere e saranno successivamente i, i benefici che da questo progetto eh, ci sono, non solo chiaramente in termini di mobilità, Ovviamente anche in termini di eh, sostenibilità ambientale, ma anche eh, poi per quanto riguarda lo sviluppo economico. Ecco, c'è un sito internet dove si possono trovare tutte le informazioni sul Comitato. Sì, eh, tra l'altro da lì si può aderire online, il sito è www.tramalbinovertova.org, si può entrare, si può eh, aderire e quindi mandare la propria adesione che poi, per la quale poi sarà il consiglio direttivo che eh, lo ammetterà. Oppure può essere scaricato il modello cartaceo sottoscritto e consegnato in uno dei due punti o presso il comune di Vertua in via Roma 12 o presso la sede di, del comitato in Leffe via Verdi 13. Sono una trentina i centimetri di neve che sono caduti in quota nella zona del rifugio Tagliaferri tra la giornata di ieri e questa notte. Abbiamo chiuso, spiega Francesco Tagliaferri, gestore del rifugio, e abbiamo raggiunto il fondovalle con l'elicottero perché da soli non riuscivamo a scendere troppo freddo per restare in montagna. Questa mattina la temperatura era di circa meno 5 gradi centigradi. Le nidificate in questo periodo dell'anno non sono eccezionali. Il rifugio più alto della provincia di Bergamo a quota 2328 metri. Il Brunone è a circa 50 metri più in basso. C'è già successo, continua il rifugista, anche lo scorso anno nevicato il 13 di ottobre, in passato è capitato anche il 27 settembre, nel 2008 sono scesi infatti 70 cm di neve. Solo che quest'anno, continua il eh, rifugista, le previsioni per i giorni successivi non ci hanno dato prospettive tali da tenere aperto il rifugio e abbiamo deciso di chiudere. Ad Ardesio l'amministrazione comunale ha deciso di stabilire dei criteri di scelta degli scrutatori preferendo giovani studenti e disoccupati. Nell'ultimo Consiglio Comunale di Ardesio è stato approvato un atto di indirizzo per cambiare il regolamento della Commissione elettorale, per intenderci quella che sceglie gli scrutatori in caso di voto. E quali novità volete introdurre? Allora, eh, sì, abbiamo scelto mh, questa metodologia, cioè di approvare un atto di indirizzo che il Consiglio Comunale all'unanimità ha approvato lo scorso Consiglio Comunale, attraverso il quale eh, dire alla Commissione elettorale eh, stabilite dei criteri di scelta degli scrutatori in base ad alcune categorie. Allora, abbiamo voluto, sulla scorta dei tanti inviti fattici in, in questi mesi da parte di soprattutto giovani studenti e disoccupati, di intervenire con una regolamentazione della Commissione mh, per fare in modo che la commissione quando c'è la nomina del, degli scuttatori delle elezioni possa scegliere prevalentemente appunto, tra queste due categorie che sono i giovani e i disoccupati. In realtà il documento, il regolamento è un pochino più ampio, ad esempio, eh, introduce tre categorie nelle quali vengono iscritti. I richiedenti eh, partecipanti al, alla, alle elezioni come scrutatori. La prima categoria che è quella eh, in cui si pescheranno la maggior parte degli scrutatori, cioè 10 su 16, eh, faranno parte di questa prima categoria appunto gli studenti e, e i non lavoranti, i disoccupati. La seconda categoria sarà quella a cui par faranno parte i eh, cassi integrati o i lavoratori in mobilità quindi temporaneamente inabilitati al lavoro. Eh, dal quale eh, verranno estratti quattro scrutatori su 16, mentre nella prima 10 su 16, e l'ultima categoria, quella che vedrà sorteggiati due scrutatori su 16 ad ogni elezione, sarà quella composta invece da chi abitualmente ha un lavoro stabile. Eh, lo ribadisco, la volontà, mh, grazie a questo regolamento che è stato ideato e, e mutuato sulla scorta di altri esempi che esistono in Italia dal nostro capogruppo Mirko Fornoni, Vuole essere uno sprono a dire ai giovani, ai disoccupati, e alle persone con difficoltà economica: iscrivetevi all'albo degli scrutatori. A novembre usciranno gli avvisi per questa iscrizione. Iscrivetevi perché questo regolamento, con questo regolamento, la commissione elettorale darà queste priorità, quindi studenti disoccupati, cassi integrati in mobilità e in ultima analisi i lavoratori. Uh, L'altro parametro introdotto a questo regolamento è il ripristino della selezione, però attraverso il sorteggio informatico. Non più uh, come succedeva negli ultimi anni, la commissione si troverà di fronte a delle nomine preconfezionate precostituite, che arrivavano dai gruppi consigliari, ma attraverso un sorteggio fatto su ognuna di queste tre categorie. In maniera distinta e non eh, univoca, verranno scelti questi scrutatori appunto attraverso questo sorteggio informatico e non più da mercato delle vacche, come purtroppo era diventata la scelta degli scrutatori da parte della Commissione elettorale. Crediamo così di aver fatto la volontà di chi ci ha sollecitato in questi mesi a porre un attimo l'accento e l'attenzione su queste categorie eh, disagiate, che sono appunto gli studenti che non hanno reddito e magari invece oneri da sostenere per andare a scuola, e i disoccupati che il reddito non ce l'hanno proprio più. Il 4 dicembre tutti i cittadini aventi diritto sono chiamati al voto sul referendum costituzionale. Antena 2 propone un'occasione di approfondimento su questo tema mercoledì 12 ottobre a Decoder alle ore 20.30. Proporremo infatti una puntata con quattro consiglieri regionali: Jacopo Scandela del PD, Roberto Bruni di Patto Civico, Roberto Neri della Lega Nord e Dario Violi del Movimento 5 Stelle. Ci occuperemo del referendum costituzionale entrando nel merito della riforma. Questa sera sentiamo Jacopo Scandella del Partito Democratico e Dario Violi del Movimento 5 Stelle. Nel nostro Paese abbiamo tanti problemi, eh, dalla disoccupazione al costo del lavoro, a tutta una serie di problematiche che vanno affrontate, ma non si risolvono tutte insieme, bensì una per volta e eh, la riforma costituzionale comincia a risolvere una serie dei problemi che abbiamo nel nostro Paese. Sono 30 anni che si discute della necessità di superare il bicameralismo paritario, di mettere ordine tra le competenze di Stato e Regioni, di ridurre il numero dei parlamentari. Con la riforma queste cose si fanno e il 4 dicembre abbiamo finalmente l'occasione di fare quello che ci siamo ripromessi di fare. Nel 2013 questa legislatura era cominciata con l'impegno della stragrande maggioranza al Parlamento di approvare una riforma costituzionale che ci desse più stabilità. Il 4 dicembre votando sì c'è la possibilità veramente di tenere fede a questo impegno. Io credo che sia un passaggio positivo, importante e un passo in avanti per la nostra democrazia. I principali paesi europei negli anni scorsi hanno fatto delle riforme istituzionali dando più poteri ai territori postando i poteri finanziari verso i territori perché il potere e i soldi, se sono vicini ai cittadini, sono meglio gestiti e meglio controllati. L'Italia di Renzi ha scelto invece di tornare indietro di 30 anni, di riaccentrare i poteri verso Roma, di togliere il diritto di voto a una delle due Camere e ai cittadini, come già fatto con le province, per poter gestire in totale autonomia il, il futuro del nostro Paese. Noi non siamo d'accordo, siamo convinti che un paese moderno è un paese che si confronta con i propri territori, che dà fiducia e potere a quei territori e non li toglie come sta succedendo. Quindi invitiamo a votare no il 4 di dicembre a una riforma fatta da un Parlamento illegittimo, con pezzi di partiti che si sono staccati, con una riforma votata dai Verdini, dal peggio della politica degli ultimi vent'anni, sicuramente non sono garanzia di un buon assetto istituzionale e di un futuro prosperoso delle riforme, delle regole fatte da persone che hanno deluso e che hanno fatto male il gioco politico quando hanno avuto il potere negli, negli ultimi 15 o 20 anni. Diciamo no, non succede nulla se si, voterà, se si voterà no, se passerà no, rimarrà in piedi il sistema attuale, avremo però la possibilità di mandare a casa un governo che si è dimostrato totalmente incapace e di dare in mano il Paese a chi è nuovo e chi non si è sporcato le mani. Di tangenti di, eh, di corruzione e di arresti negli ultimi anni. Ci fermiamo per una breve introduzione, tra poco. Rieccoci in onda con il telegiornale di Antena 2. Settimana ricca di appuntamenti per l'oratorio di Clusone. Sentiamo il direttore Don Davide Rotaconti. Don Davide, questa è una settimana densa di appuntamenti per quanto riguarda l'oratorio di Clusone. Innanzitutto c'è l'Astraloratorio. Sì, guardando appunto questa settimana siamo ormai incamminati verso l'Astra Oratorio, che proprio eh, domenica 16 ottobre arriverà la sua quattordicesima edizione. Il programma è un po' quello direi così tradizionale: alle 9 si apre questa giornata di festa con la messa nella chiesa dell'Oratorio, a seguire la colazione offerta dall'Avis. Poi le iscrizioni alla gara, alla corsa, ricordiamo che è una corsa, una passeggiata non competitiva, quindi aperta a tutti, soprattutto alle famiglie. Durante eh, il percorso appunto che quest'anno toccherà proprio anche il centro, il cuore della nostra clusone, eh, andremo, avremo la possibilità di incontrare due punti di ristoro, uno offerto da Aiutiamoli a Vivere, l'altro offerto dalla delegazione Lilt del nostro territorio. Dell'alta valle e poi ancora il cammino eh, continuerà fino a qui in oratorio con eh, un momento così di, di aperitivo offerto dal gruppo Missione, tutti i gruppi che collaborano eh, per uno stesso obiettivo. Seguirà poi il pranzo e nel pomeriggio la grande tombolata dalle 14.30, la castagnata in collaborazione con il CAI e poi ancora tornei eh, grazie anche alla Polisportiva, insomma... Tante associazioni del nostro territorio che si mettono insieme per questa grande eh, giornata che è una giornata di festa per tutti, per le famiglie a cui invitiamo davvero tutti e che ha un tono, come sempre, eh, solidale. Il ricavato anche quest'anno andrà a favore dei missionari clusonesi, siamo ormai vicini alla giornata missionare mondiale. Pensiamo che sia anche questo un gesto significativo e di attenzione. Quindi davvero il grazie a tutti coloro che parteciperanno, grazie a tutti coloro che in questi giorni si sono trovati per preparare questa bella iniziativa. Ecco domani sera un altro appuntamento. Sì, anche domani sera, appunto, si diceva settimana ricca all'oratorio di clusione. domani sera un incontro per genitori e per adolescenti con Don Chino Pezzoli. Eh, sarà un incontro in contemporanea, cioè alle 20.30 Don Chino insieme a Don Mario incontrerà i genitori degli adolescenti sul problema dipendenze e non solo, per toccare alcuni nodi nevralgici, un po', un po' anche per aprire gli occhi sulla nostra realtà che non è poi così lontana da eh, tante situazioni anche di frequenza agilità e di dipendenza, nello stesso tempo con alcuni operatori gli adolescenti faranno un percorso eh, proprio di scoperta anche di che cosa vuol dire cadere nelle dipendenze e che è sempre mh, possibile farsi aiutare. Ripeto, un'occasione per aprire gli occhi anche su questi temi di cui non si parla forse più, ma che ci sono e ci sono anche con prepotenza anche nella nostra realtà. E poi ricordiamo che questa settimana c'è anche Cinema Days. Ecco, anche questa è un'iniziativa che arricchisce il panorama culturale della nostra occlusione. Il Cinema Garden ha voluto così eh, entrare in questa eh, campagna del cinema Todays, Days, eh, il cinema a 2 euro, ma eh, questa settimana, appunto come ogni secondo mercoledì del mese, ci sarà la proiezione di Deep Water, anche questo un'occasione per rendere il cinema, quindi la cultura, alla portata un po' di tutti. Grande giornata di sport ieri con la 6 comuni Presolana Trade. 5 secondi, 4, 3, 2, 1, via! Clemente Bellinghieri della Valetudo Skyrunning ha vinto ieri il 6 Comuni Presolana Trail, gara che ha visto la partecipazione di circa 200 atleti impegnati su un percorso di 24 km nella conca della Regina delle Eurobie. Bellinghieri ha impiegato 1 ora 44 minuti e 35 secondi per completare il percorso. Circa 4 minuti dopo è arrivato al traguardo Luca Rota della Ricastello Radici Group, terzo Ramon Pangrazio dell'US Malonno. Alla gara ha partecipato anche Oliviero Bosatelli, vincitore della Tour de Jeans. ha concluso al quinto posto. 35esima assoluta e prima delle donne. Graziana Pè del gruppo Sky S3038, con il tempo di 2 ore 8 minuti e 46 secondi. Secondo posto a circa 8 minuti per Cristina Rizzi del GSA Cometa. Terza Laila Maria Camanini della Evolution Team. La gara ha avuto quest'anno partenza e arrivo nel parco di Rovetta. Poletti, al di là proprio. Eh dei vincitori quindi di come proprio si è svolta nel merito la gara, il commento? Sì, tutto bene, è stata una grandissima occasione di promozione del territorio che è il nostro intento principale, atleti provenienti da, da molte regioni d'Italia, è stato un grande successo e siamo molto molto contenti. Soddisfazione anche da parte degli amministratori comunali? Ma ovviamente perché la manifestazione è andata bene non abbiamo avuto situazioni di rilievo e ancora una volta la macchina organizzativa ha dato ampia dimostrazione di capacità, preparazione e professionalità. Ho visto tanti atleti tutti contenti e quindi la, la conseguenza di questo è che siamo noi stessi eh, che abbiamo aiutato questa organizzazione e parlando di noi intendo i cinque comuni dell'Unione più Castione. Eh, siamo altrettanto felici perché, quando una manifestazione riesce, è un bene per tutto il territorio. E ora continuiamo con il calcio provinciale. Ieri la Vertovese ha sconfitto in casa per 5-0 il San Paolo D'Argon. Gian Andrea Bortolotti, allora una grande vittoria quest'oggi contro una squadra che non aveva mai perso in campionato, ma un secco risultato: 5-0. Il risultato è un risultato importante, abbiamo ottenuto la vittoria, abbiamo fatto probabilmente 20 minuti da squadra vera, siamo stati bravi poi a rintuzzare la loro reazione, hanno avuto una bella palla-gola anche loro per accorciare le distanze, però oggi abbiamo il piglio giusto contro una squadra che non aveva mai perso, aveva messo in difficoltà parecchie squadre. Oggi penso che la Vertovese abbia avuto il piglio giusto, ma al di là del risultato dei cinque gol e così. Poi siamo stati in campo determinati, abbiamo bene, i ragazzi sono stati proprio concentrati. Questa, tu parti così 20 minuti, fai due gol, con l'Emine purtroppo non li abbiamo fatti, e, però oggi penso che i ragazzi abbiano fatto una gara importante. Ecco, soprattutto anche le prime due reti di ottima fattura, con ottimi scambi a smarcare i giocatori liberi in area. Sì, ti dicevo, siamo partiti proprio bene, siamo andati a credirli nella loro metà campo, siamo andati sul fondo, cosa che il mister chiede sempre, andiamo sul fondo, mettiamola, cerchiamo di... Eh, le cose bisogna farle, meno tocchi la palla e più giochi in certe situazioni, abbiamo dei giocatori che possono fare queste cose, sono contento che Arigoni abbia fatto gol, è un gol che probabilmente lo aiuterà ancora a crescere, è un giocatore che a noi serve tantissimo e eh, sono contento che lui abbia fatto bene oggi. Ecco, mancavano un paio di giocatori importanti, ma chi li ha sostituiti li ha sostituiti benissimo. Soprattutto anche Gritti in avanti che ha toccato molte palle di testa. Sì, questo, questo ci fa sperare. Quando tu eh, mancavano dei giocatori, hanno giocato altri giocatori. Hai fatto il nome di, di Gritti. E oggi ha fatto, un, ha fatto un lavoro molto importante per la squadra. Non ha fatto gol, però ha fatto realizzare un paio di gol. Eh, chi ha sostituito, chi è entrato, penso che questo sia eh, una cosa importante che faccia crescere il nostro gruppo. o oh, con Mister Paolo Foglio commentiamo questa sconfitta pesante, quest'oggi qua a Vettor. Pesante, sì, penso che abbiamo perso immediatamente, la squadra non è scesa in campo perché dopo 7 minuti prendiamo 2-0, quindi questo vuol dire che. L'hanno preparata anche bene, ma probabilmente non, non bene come pensavo. Dopo il 3-0 il nostro portiere lì si è complicato tutto e penso che la partita sia finita lì. Ecco, è strano diciamo, il risultato, anche se nel calcio tante volte i risultati non sono strani perché il San Paolo d'Algo fino a questo momento non aveva mai perso. No, stava facendo bene, stava facendo bene, poi dopo capita. Quando... Si fanno discorsi magari di puntare qualcosa in più, anche l'anno scorso si cade, si cade e... quindi bisogna lavorare, lavorare e lavorare perché c'è poco da fare. Il risultato si commenta da solo, merito Alberto, anche se sicuramente liberato una mano a noi oggi. Domani sera alle 20.30, torna la rubrica di pareri ed opinioni locali Il Sasso nello Stagno, curato dal nostro Tony Tranquillo. Domani sera tornerà il sasso nello stagno e siamo davanti ai carrelli della spesa non a caso perché parliamo di spesa ma legato alla salute eh, corporea, salute fisica. Parliamo di bilancia, signori, parliamo di bilancite. Sembra che gli italiani siano ossessionati dal loro peso corporeo. E allora partiamo, partiamo da quello, ovviamente dal peso corporeo dalla bilancia per poi passare all'alimentazione. Vi nutrite in maniera eh, sana o eh, preferite insomma cibi non così consigliati? Eh, dal nutrizionista. Questo ed altro nel Sassone allo stagno, domani sera 20 e 40 come sempre ed ora un'intervista raccolta questa mattina a Clusone. Eh, tu l'hai a me. casa la bilancia? Certo che ce l'ho a casa e ogni tanto anch'io ne sono... Ogni tanto cosa di vuol dire? Perché dicono una volta ogni due giorni. No, assolutamente no. no. Messa così no, però magari una volta ogni 15 giorni, un mesetto, oh, sì ci sta. Mm. Ci sta. E perché ci sali? Perché so di esagerare, di eccedere oh. oh. nell'alimentazione, allora dico dai, mi tengo controllata. Che è così importante la linea? Anche. Mm. Chi ci sale di più secondo te, gli uomini o le donne? Guarda, non lo so sinceramente, perché mio marito non lo vedo, ah. <ride> se ci sale oppure no, io sì, secondo me le donne. Magari ci sale di nascosto. C senza ombra di no, dubbio. No, no, <ride> perché è un argomento tabù per gli uomini il peso? No, Intanto gli hai fatto forse... qualche frecciatina? Sì, certo che sì. sì. Certo che sì. Eh, però diceva, vabbè, la bellezza non è tutta riferita al peso oppure no. Vabbè, dai. Ma se la prendono di più le donne o gli uomini se vengono toccati sul peso? Le donne, senza ombra di dubbio. A te ovviamente non hai mai potuto dire niente perché sei in peso forma. Si può sempre dire qualcosa. Eh. <ride> e Come fai a non ingrassare? Cerco di controllarmi un po' l'alimentazione e faccio attività sportiva. Oh. Cosa che montagna ti. montagna e bicicletta. Mm. Sei qui davanti al supermercato, ovviamente credo tu stia andando a fare la spesa. Certo che sì. Cosa comprerai? Devo comprare frutta, verdura e preparare il pranzo per i ragazzi oggi e prevedere la cena, perché vado al lavoro oggi, per cui. Cioè, te, dopo aver parlato di bilancio, sai che l'avrei quasi indovinata che dicevi frutta e verdura. Vabbè, quella ci sta, se... <ride> quella ci sta sempre. dillo che comprerai anche i dolci! No? No? No. Davvero? No, tendenzialmente li faccio. Ah, ok. Tendenzialmente. E la Nutella? Quella sì, raga. Ah, I ragazzi sì, sì, no, io non la mangio, però i ragazzi ogni tanto sì. Ti è capitato di doverli sgridare per la loro dieta? Eh? No, no, sono discreti, dai. Ci fermiamo per una breve pausa tra poco. E eccoci in onda con il telegiornale di Antena 2. Ora continuiamo con la programmazione televisiva, questa sera sul canale 88 alle 20.10 trasmetteremo tempi supplementari, alle 22.30 la seconda edizione del nostro telegiornale, alle 23.10 20.000 giri e alla mezzanotte e mezza la terza ed ultima edizione del nostro notiziario. Il telegiornale tornerà in onda anche sul numero 218, canale sul quale alle 22.10 trasmetteremo Target e il servizio è dedicato al giovane percussionista di Clusone Gabriele Lattuada sul canale sportivo il numero 628 le 20.10 trasmetteremo tempi supplementari ecco anche l'almanacco domani martedì 11 ottobre il sole sorge alle 7.27 e tramonta alle 18.46 il culmine è alle ore 13.07 la durata del giorno è di 11 ore 19 minuti la luna sorge alle 16.12 e tramonta alle 2.44 del giorno successivo la fase lunare la luna è crescente ed è visibile al 66%. La Chiesa ricorda San Giovanni XXIII. Ecco le previsioni del tempo. Martedì il cielo sarà generalmente coperto o molto nuvoloso ovunque. Dal pomeriggio nuvolosità in progressiva attenuazione. Le precipitazioni saranno generalmente assenti anche se non si esclude qualche piovasco isolato durante la mattinata. Le temperature saranno in aumento. E siamo giunti al termine con questa edizione del telegiornale di Antenna 2. Noi vi ringraziamo per la vostra attenzione e vi auguriamo un buon proseguimento di serata.